Dopo anni di tensioni e litigi, di scontri e battaglie tra l'associazione Rivivere Treviso e l'amministrazione comunale, sembra essersi acceso il calumet della pace. Oggi l'incontro tra i vertici del gruppo di commercianti del centro ed il sindaco Manildo. Un confronto sereno sui temi cari al mondo del commercio. Tutti concordi sullo sviluppo e l'attrattiva turistica della città. Restano però per gli esercenti alcuni problemi legati soprattutto a viabilità e parcheggi. Questa pedonalizzazione vista dall'esterno, forse vista sotto il profilo progettistico, programmatico dell'amministrazione, no, ma vista dall'utente, dal fruitore della città, la pedonalizzazione segna senz'altro una chiusura e non una funzione di libertà di accesso. Speriamo che adesso lui valuti con buona attenzione quello che è stato rilevato e che poi possa anche magari tenderci una mano e capire realmente che ci sono delle modifiche da fare. Un confronto utile, secondo il primo cittadino. Penso che quindi i varchi siano stati una misura importante, che non siano un sinonimo di chiusura della città, anzi Treviso è una città aperta, lo dice il suo brand Treviso is Open, dobbiamo però aumentare sempre di più la quotidianità. Anch'io sono stato, l'ho detto nel corso del colloquio più volte, che il mio pensiero è quello che non ci sia soltanto la secchiata d'acqua, ma ci sia la goccia che può essere rappresentata dalle grandi mostre, ma ci sia proprio la goccia continua che alimenta la città, il vivere quotidiano della città.